Il sistema sanitario sicuramente ha bisogno di essere mantenuto, nel senso va efficientato, va gestito, va migliorato, va reso all'altezza dell'attualità, nel senso che va fatta programmazione. Fatta programmazione nel senso che vanno migliorate quelle che sono le prestazioni da erogare sul territorio. Vanno concentrate queste specialità in considerazione del fatto che è alta specialità e non può essere distribuita evidentemente su qualsiasi ospedale, quindi sto parlando di DEA di secondo livello e di conseguenza aziende ospedaliere. Credo che comunque sia a livello nazionale il nostro sistema sanitario sia fra i migliori a livello europeo, eroghi prestazioni di alta qualità senza distinzione di censo e credo che questa sia una delle apicalità, una delle situazioni che vada sicuramente mantenuta e che con una programmazione efficiente e aderente a quelle che sono le necessità del territorio si possa sicuramente migliorare ulteriormente. Questo evento che è stato organizzato qui a Verona, anche con la collaborazione di tutto il Consiglio Direttivo del Collegio Nazionale dei Primari e con l'appoggio del Dottor Veraldi, che è il nostro riferimento qui a Verona, caro amico, e si basa su quelle che sono oggi le possibili opzioni di trattamento nei confronti degli aspetti più importanti della patologia vascolare, cioè la patologia aortica, la patologia carotidea degli arti inferiori, ma anche la patologia dei vasi viscerali o la traumatologia. Oggi noi abbiamo la possibilità di un trattamento che può essere di chirurgia cosiddetta tradizionale open, cioè la chirurgia, chiamiamola classica, e la chirurgia endovascolare, che è la chirurgia che viene effettuata per via percutanea. E oggi abbiamo un ventaglio di trattamenti estremamente ampio, variegato e diffuso, che ci permette di trattare anche delle situazioni cliniche che fino a poco tempo fa era addirittura impensabile di poter trattare. Noi come chirurghi vascolari abbiamo la caratteristica, diciamo, tecnica, strutturale, ma anche di esperienza, di poter offrire al paziente tutti i ventagli possibili di trattamento, quindi dalla chirurgia cosiddetta tradizionale, cioè open, più avanzata, più complessa, ma ormai la nostra società è da molti anni che si chiama Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, proprio per il fatto che ormai abbiamo sviluppato una tale esperienza anche nel trattamento della patologia per via endovascolare che ogni paziente che si rivolge a noi ha davanti a sé il trattamento, noi lo chiamiamo tecnicamente tailored, cioè ritagliato su misura su quelle che sono le caratteristiche della propria patologia, perché la stessa patologia di fronte al paziente signor Bianchi può avere nel suo caso un trattamento di un determinato tipo e la stessa patologia nel signor Rossi può avere un altro trattamento. Questo perché noi non trattiamo la patologia, ma proprio per il fatto che abbiamo un'esperienza estremamente consolidata su tutti gli aspetti della patologia arteriosa, offriamo al singolo paziente il trattamento che per lui è più adatto, non solo per la lesione che ha, ma per il paziente visto in generale. Questo vuol dire l'età, la presenza di comorbidità, le condizioni anatomiche, le relazioni sociali, anche la volontà del paziente, variabile che oggi teniamo sempre più in considerazione. Oggi praticamente tutte le patologie vascolari possono usufruire delle due opzioni di trattamento. Fondamentale in termini di risultati, che vuol dire di riuscita nell'intervento e spesso anche di sopravvivenza, è la scelta giusta per il paziente giusto. Questa è la vera rivoluzione, tra virgolette, culturale del trattamento. Uno degli argomenti che è stato trattato nel corso di questo convegno è quello degli aneurismi popliti, che è una malattia che colpisce principalmente gli uomini e consiste in una dilatazione dell'arteria che si trova proprio dietro al ginocchio.
È una malattia subdola perché a differenza degli aneurismi dell'aorta che tendono a rompersi e quindi a dare problemi emorragici con rischio di vita del paziente, gli aneurismi dell'arteria pulpitea danno problematiche emboliche e quindi pianin pianino ledono il substrato vascolare del piede delle persone che in questa maniera arrivano purtroppo, se non se ne accorgono prima, in condizioni assolutamente di ischemia gravissima a rischio di perdita dell'arto. Il trattamento di questa patologia è principalmente chirurgico aperto, esistono delle modalità anche endovascolari, però si preferisce operarli per via tradizionale perché la posizione dietro al ginocchio comporta una, ogni volta che viene piegato il ginocchio comporta la piegatura dello stent che eventualmente dovrebbe essere posizionato, mentre posizionando o la vena del paziente o una protesi chirurgica il sistema diventa più flessibile, quindi dura di più. Ecco perché il trattamento di questa patologia è principalmente per via aperta. Allora, di solito è asintomatica purtroppo come malattia. Il paziente se ne accorge perché comincia a fare difficoltà a camminare, quindi comincia ad avere la cosiddetta claudicatio e negli stadi più avanzati comincia ad avere piede freddo, dolore a riposo e quindi ad avere una condizione ad alto rischio di amputazione. Verona, perché intanto noi perseguiamo come collegio dei primari una strategia di ogni anno cambiare città, lo scorso anno è stata fatta a Torino e ci rivolgiamo sempre a città che uniscano l'elevato livello scientifico, anche perché no, la possibilità dopo cena di vedere una città che sia estremamente attraente come Verona è vivibile, perché qui c'è un centro di chirurgia vascolare molto avanzato dell'amico Gianfranco, perché è un punto, il Veneto per noi è un punto cruciale, perché comunque la sanità nel Veneto è sicuramente una sanità di alto livello e noi siamo integrati con tutte le realtà della regione.